Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker, siamo con i vostri livelli come sempre, chiedo scusa per la voce, sono un po' raffreddato, mi sa, quindi se mi sentite un po', la voce un po' diversa è per quello, quindi chiedo scusa. E allora, iniziamo con i livelli. Io vi ricordo a proposito che le votazioni per il gioco che seguirà la serie di Yoshi, cioè che verrà dopo la serie di Yoshi, verranno fatti, i risultati verranno postati su Facebook, quindi vi raccomando, se volete sapere i risultati in tempo in diretta, diciamo il prima possibile, iscrivetevi al mio canale Facebook, trovate il link in descrizione. Quindi, allora, primo livello di Giuseppe, il fungo gigante, che è un punto esclamativo, punto interrogativo. Quindi, ambientato in Super Mario Bros. Tentativi 39, riusciti 6, apriamoli D, percentuale di vittoria 15,38%. L'ID, come sempre, è lì sotto lo screenshot, che tra l'altro c'è una tartaruga gigante lì nello screenshot, quindi vediamo un po' cosa ci aspetta in questo livello di Giovanni e di Giuseppe, scusa, Giuseppe. Tra l'altro volevo salutare Ciro, Sheila, Gabri FC3 e GVV e H. Ok, credo di aver salutato un po' tutti, se mi sono dimenticato qualcuno, fatemelo sapere. In ogni caso, vediamo un po'. Ok, perfetto. Simpatico, direi. Decisamente. Ci si va? Sì, ci si va. Ok, cerchiamo di non ricadere lì sotto. Perfetto. Ma oddio, giuro, pensavo di essere morto in quel punto. Io ve lo giuro, qui sotto ci si entra? No. Per ora sembra semplice, ma molto mo. Muoviti, oh mio Dio, pensavo che quella tartaruga mi sarebbe caduta in testa, sinceramente, l'avevo vista male. Sembra molto semplice, ma anche decisamente molto carino, perché fa molto Nintendo, diciamo così, questo gioco, questo schema. E ok, perfetto. Nostra tartaruga intanto distrugge tutto quanto, guardiamola mentre distrugge il tutto. Io ripeto i saluti a questo punto. Ciao Ciro, ciao Sheila, ciao Sheila, scusa, ciao Gabri FTG3. GVV e ciao H, che mi ha chiesto lui di chiamarlo H, quindi io chiamo H perché non si sa mai. Qui si può passare sopra? Sì. Ok, di che? Allora, mi avete detto che questo è Donkey Kong Junior. Io ovviamente non mi ricordo neanche cosa avevo detto, se era un costume speciale qua. Oddio, no, no. Via di qui, da quei pallottoli lì, l'ho visto di tutto intorno, mamma mia, che casino. Oh, oddio, no, no, aiuto, ma c'è la pape, no, ma il cappellino, ho visto male, ma hanno il cappellino. Dai, ma sono belli, no, maledetto Twomp, maledettissimo Twomp. Sì, grandi, ok, allora, ma ci sono i Koopa con i baffi. Ma cos'è? È meraviglioso questo coso. Questo fungone è meraviglioso. Allora, no, andiamo qui. Ok, devo stare attento perché se per caso. Dai, ma guardate. Le Itwampa. Sì, Itwampa. I Koopa con. Koopa Troopa? Se non mi ricordo male, si chiamano. Con quegli affari in testa, con quei cappellini. Le tartarughe con i cappellini e i Goomba con i baffi sono la cosa più bella che io abbia mai visto. Ah, ok, questo è un attentato alla mia stessa vita. Quindi, ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe, bellissimo. Ok, la stella te la lascio perché lo schema è veramente molto carino. Molto semplice, molto facile, però veramente molto divertente. Complimenti, veramente complimenti per questo schema. Mi sono intrecciato. Per questo schema, caro Giuseppe. Un saluto ancora al nostro Giuseppe. Non vorrei mai gli venissero idee strane, sai, non si sa mai. Risalutiamolo ancora, è il caso. Ciao Giuseppe. Benissimo, quindi ci vediamo tra un istante con il prossimo video. Sì, con il prossimo schema sono in palla completamente oggi. Secondo livello è di Matteo, si chiama Scontro Supremo Aereo, è ambientato in New Super Mario Bros. U, percentuale di vittorie 0, tentativi 19, riusciti 0. Ecco, i riusciti 0 è fantastico veramente. Allora, sembra che io debba fare un gran casino, quindi vediamo un po' dall'anteprima del livello. Stavo guardando un po' l'anteprima in alto perché ho visto che praticamente siamo contorniati dopo quando prendiamo la cosa aerea. Ecco, allora, questa è bastardaggine acutissima, direi, caro, carissimo. Allora, facciamo le cose per bene. E questi non servono assolutamente a niente, però ok. Possiamo salire. Ok, qui c'è altro.
No, c'è solo un Bowser che ci sta lanciando palle di fuoco come se piovessero, quindi a posto. Allora, ok, perfetto, perfetto, mi sa di no. Però ci proviamo. No, smettila di andare a caso. Allora, via, 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 via. C'era una bomba che mi è piovuta sulla testa, benissimo. Ma se io tipo, non posso fare così, no, perché c'è questo. Ma se faccio così, tipo, ah no, non funziona questo. Ah, ok, pensavo, no. Mi sono suicidato da solo. Bellissimo. Ok, proviamo a farlo per bene. Allora, questo così, poi questo così, poi questo così, prima che grandi, perfetto. No, monta, monta qui. Ok, tu, via, via, via. Troviamoci un po' di gente, perché altri, oddio, Bowser. No, tu via, tu via, tu, no, quello, no, no, il Twomp. Maledetto. Ciao. Maledetto Twomp, Twomp, Ale, si chiama il Twomp, maledetto me che non gli dico mai giusti. Allora, riproviamoci, bello tosto questo. La battaglia era effettivamente abbastanza complessa. Ok, ce l'abbiamo rifatta, perfetto, quindi passiamo di qua, poi passiamo di qua. Poi questo tuo, no, 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 via, no, fatemi scendere, maledetti. Maledetti che non siete altro. Ora mai più. Ora mai più. Passiamo il più basso possibile in modo che il Twomp non ci veda. Via, 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 via. No, va, va benissimo così. Il martello no. Grandi, grandi così. Ce l'abbiamo fatta, Mario Time, ovviamente. Ce l'abbiamo fatta, non si sa neanche come, ma l'importante è avercela fatta. E sono soddisfazioni. Quindi, Matteo, per me è facile, dice Matteo, di se stesso, credo, perché vedo anche che è anche il solito colore sotto. Quindi, lo so, l'hai fatto. Quindi, sì, non è stato troppo complesso, in effetti. Però è stata una discreta sfida, ecco, sinceramente. Quindi, allora, grazie, Matteo, ovviamente, per aver condiviso il tuo livello. Lo screenshot, l'ID lo trovate come sempre lì sotto lo screen. E tra un attimo per il terzo schema di questo video. Terzo e ultimo schema di questo video di Juan, non mi ricordo, non so come si pronuncia, spero di averlo pronunciato bene, altrimenti ti chiedo scusa. Si chiama The Very Impossible, tanto per rimanere tranquilli, e ambientato in Super Mario Bros, percentuale di vittorie 1,50%, tentativi 133, riusciti 2. Bene, ottimo, andiamo a vedere un po' cosa ci aspetta, cosa ci ha preparato il nostro Juan, o Juan, Juan, credo. E allora, non questo, non devo, credo di essere l'unico che è caduto lì. Benissimo, perché ho visto i Goomba e mi sono voluto spostare. Mia, no, no, la stella c'era. Perfetto. Allora, cerchiamo di prendere quella stella che mi sembra l'unico modo per fare questo schema. Non posso essere trollato tutte le volte da una stella o da un potenziamento. Ma solo io, solo a me succedono queste cose. Ma com'è? No, sì, stavolta l'ho preso, vai. E dall'alto, vai dall'alto, vai su, grandi così, e ce l'abbiamo fatta, e il Never Impossible è andato così, mo vieni, mo vai. Ok, perfetto, anche questo terzo schema è andato, e non era poi così very impossible, anche perché ho avuto la fortuna di trovare la stella, altrimenti col cavolo che ce la facevamo ad andare avanti. E quindi, benissimo. Allora, direi che per questo video ci possiamo salutare qui. Forse verrà un po' breve, quindi chiedo scusa nel caso venga un po' breve, ma purtroppo con i vari tagli e tutto quanto non si sa mai quanto possa venire un video alla fine, perciò uno va a occhio, perciò nel caso venga breve chiedo scusa. Comunque, se vi va, io vi ricordo di iscrivermi ai miei canali Facebook e Twitter. Tra l'altro su Facebook darò il risultato del voto che avete dato per la prossima serie dopo Yoshi, quindi mi raccomando, controllate Facebook, tra qualche giorno darò appunto il risultato. E se vi va, ovviamente aggiungetemi, anzi seguitemi sul Miiverse, in quanto non ho più posto per le amicizie, vi chiedo scusa, ma ormai è pieno diciamo la lista amici, purtroppo ce ne sono solo 100, all'interno di mettere a disposizione sono 100 e quindi le ho già piene. Comunque seguitemi, in quel modo potremo comunque rimanere in contatto in qualche modo, e comunque potrete commentare i miei post, diciamo, che metto sul Miiverse. Quindi lasciate un like se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, ovviamente se avete da dire qualcosa voi commentate, che leggo sempre molto volentieri e rispondo, cerco di rispondere almeno sempre a tutti quanti. Quindi un saluto da Access00 e alla prossima, ciao!